siamo qui oggi al Teatro Civico 14 con Gennaro Vitrone, che ci presenterà il suo ultimo disco. Questo lavoro esce quasi 4 anni da Piccole Partenze. È stata una cosa in realtà molto molto istintiva, perché doveva essere tutt'altro poi alla fine, cioè l'album doveva essere un live registrato in studio. Invece poi piano piano abbiamo cominciato a riarrangiare i brani e poi è successo che sono venute altre canzoni, quindi il live in studio lo è diventato alla fine parzialmente. Nel momento è il titolo del CD, raccontaci come è nato questo titolo. Nel momento è un titolo secondo me molto molto impegnativo, nel senso che sa significare praticamente l'essenza della vita. Ci sono delle fasi della vita dove è il momento di prendere delle decisioni importanti, come certe volte è il momento di tacere, certe volte è il momento di alzare la voce, di fare la voce grossa, certe volte è il momento di scrivere delle canzoni. Quindi il momento raccoglie proprio l'essenza della vita. Nel momento quindi è un titolo effettivamente molto molto impegnativo e particolare, insomma. Sono anni, Gennaro, che suoni con un tuo gruppo consolidato. Ci vuoi parlare un pochino di queste persone che praticamente ti seguono, di questo sodalizio, come è avvenuto? Ma in realtà prima di tutto devo fare una premessa, che nell'album nel momento ci sono dei brani che fanno parte già del vecchio repertorio, anzi addirittura ci sono dei brani che vengono dal repertorio di Vitrone Maltempo, che è stato un duo che ci ha dato parecchie soddisfazioni anni fa. Poi, quando ci sono venuti i nuovi musicisti, mi riferisco a Mimì Ciaramella, a Dario Crocetta, è successo che i pezzi hanno preso un'altra veste e quindi ci siamo trovati ad arrangiare questi nuovi brani. Loro sono un vero e proprio collettivo, quindi tutto il progetto Vitrone è proprio un collettivo dove ognuno ha dato il suo apporto. Questo è un applauso, un merito a loro che a questo progetto sono molto 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 legati. E stasera ci sarà una serata dove alla fine c'è molte cose preparate, però certe volte diamo spazio all'improvvisazione e questa è una cosa secondo me che crea molto molto affiatamento. Cosa significa per te oggi ancora essere cantautore? A me personalmente credo che mi spinge a continuare a scrivere canzoni per la passione di farlo. Poi se sono pochi o tanti che mi seguono, a mio avviso poco importa, perché credo che sia fondamentale essere soprattutto se stessi. Definire un cantautore non ha più quel senso di obsoleto che in passato si usava, insomma, cioè c'è stato un momento in cui il cantautore era stato visto qualcosa di quasi come qualcosa di anacronistico. In realtà non è affatto così. Proprio in Italia stanno uscendo dei movimenti importantissimi. Mi riferisco a quello che sta succedendo a Napoli con cose importanti come il Camera d'Autore piuttosto che il Be Quiet, ma potrei dire comunque in tutta Italia comunque c'è fermento. C'è stato un momento che ho temuto, perché pensavo che addirittura i nuovi cantautori potessero essere i rappers, e per me non c'era niente di più strano, nel senso che comunque per me la forma di cantautorato è importante, però deve avere comunque una valenza. Per quanto riguarda invece il mio progetto, il modo mio di fare musica, in realtà sono legato al cantautorato come a un certo tipo di progetto rock che comunque è nel mio modo di essere, cioè io sono uno che ha un background da musicista rock e specialmente in questi ultimi anni lo faccio sentire molto, specialmente nelle realizzazioni delle incisioni in studio, ma anche nei live, insomma. Ritorno alla città di